le uniche dichiarazioni della moglie e agente del capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Non abbiamo ancora fissato un appuntamento. In settimana le chiedono? Speriamo. Queste sono le uniche battute di Vandalana che poi ascolteremo al microfono del nostro. Mi guardi, Robby? Spera in un appuntamento, glielo darà all'Inter l'appuntamento? A Wanda? Solito è l'uomo che spera in un appuntamento in una bella donna, adesso qua abbiamo il Vabbè, contrario. molte volte non c'è, non è A detto volte è il mantenere contrario, le parti, no? hai ragione. Insomma, non è detto, ormai i tempi sono Sono cambiati, cambiati. ormai i tempi sono cambiati, no? La donna poi è evoluta, noi siamo molto evolute, per cui a volte siamo noi che facciamo il primo passo. Beh, Favro sicuramente gli faranno delle proposte. A chi? A Vandanara? No, adesso noi, ma forse lui. Io mi aspettavo da Ale, non tutti, mi meno che il deludere. mister potesse mettermi in mezzo in questo giochetto. È No, ma il mister è incredibile. scatenato, il mister. Il mister ha una bellissima presenza stasera, senza togliere nulla al direttore, a parte che è interista, però, che sta vivendo un dramma anche quest'anno, però Io sono nato un dramma interista sportivo. Anche Anche il sono mister. cresciuto, Due interisti, due incredibile. interisti. E tu sei? Io sono della Roma, vero? Ti adoro, ormai basta uno sguardo di intesa e ci siamo. Ma insomma, della tribù dei rassegnati, come si dice. Siamo la tribù dei rassegnati. Tu dici, noi abbiamo sempre delle speranze, voi. Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, ma Vandanara gira sempre così scortata? La scortate sempre? No. C'era una persona e poi gli altri saranno stati il servizio di sicurezza che avrà messo in piedi l'organizzatore del premio. Penso, non so. Perché lei è arrivata Io con la. Eccolo ho riconosciuto soltanto Luigi Crippa, che è Luigi, esatto. esattamente. Per il resto, però, insomma, è un Gli bel. altri non c'entrano Gli niente con altri non l'Inter. c'entrano. Gli altri sono tutti cameraman, tranne questo signore che sarà Servizio di una sicurezza. sicurezza dell'hotel, del posto dove è. Non protezione so di. dove siano. Di Vandanara. Mister Mutti, visto che simpatizzi Inter, lo hai detto, Sì, no? beh, Visto che simpatizzi Inter. la mia storia La tua storia lo calcistica è dice, nata esatto. all'Inter. No, Sì. perché anche un po' l'Atalanta è sempre nel cuore, E però, la beh, dea, no? l'Atalanta poi a livello professionale è quella che mi ha dato tantissimo. Infatti, quindi hai parecchie squadre nel tuo. Nerazzurra, ma Coerenza nerazzurra. ne ho tante, Ne hai guarda. anche una giallorossa, secondo me, che non è Sì, la Roma, sì. ma il Messina. Messina, Cosenza, lo Il Cos'è, perché. stesso Brescia dove ho vinto il. No, Ce ne devo sono dire, ne tante. abbiamo fatte di tutti i colori. Ce ne sono tante. La priorità dell'Inter, l'abbiamo detto, è il rinnovo sicuramente del suo capitano, ovvero di Icardi, in difesa, visto che sarà anche il mercato di difensori, magari quest'estate, non nell'immediato, è quello di trattenere Skriniar, no? Eh beh sì, beh, è una coppia De Vrij eccezionale, poi può solo che crescere e consolidarsi questa Chiellini-Bonucci, ecco, sono quelle coppie che uno non prescinde dall'altro e si completano veramente molto bene, per cui mi auguro che non succeda niente, che ci sia continuità, ma anche per l'Inter deve sicuramente inserire quelle pedine che devono essere di grande rilievo, di grande struttura, perché è una squadra che è lì per essere veramente competitiva. Cosa gli manca? Perché a livello Ma difensivo lo stiamo è dicendo, non una prende gol. forse è la difesa più forte del campionato, Forse è la difesa più forte del forse, ecco. campionato. Ma per me mancano quei gol vicino a Icardi, è troppo dipendente da Icardi, dipende troppo da Icardi. E qualche cosa in più devono dare gli altri, non so, con qualche inserimento in più dai centrocampisti. È mancato un pochino Perisic. Il Nainggolan gol sta degli mancando. Nainggolan, sono mancate quelle situazioni per me Sono mancati le quantità dei gol, Le quantità perché l'Inter è la seconda squadra come numero di giocatori portati a il realizzare, cioè numero. segnano tutti nell'Inter, cioè hanno fatto gol D'Ambrosio, ha fatto gol i centrocampisti, i difensori centrali, ha fatto gol gli esterni, il trequartista, i centravanti, però magari Non hanno può fatto un sempre gol, ne ha decidere la fatti due. partita Icardi, deve essere a volte altre, diciamo, componenti che possono decidere le partite. Come c'è la Juve? La Juve c'è il Ronaldo La Juve c'ha Ronaldo e però Mandzukic, poi ne ha c'è due. Mandzukic, c'è Dybala, E c'è. Dybala ha fatto pochi gol. Sì, però A noi manca rispetto potenzialmente. all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto alla fine due giocatori in doppia cifra. Tu devi avere due attaccanti che vanno in Sì. doppia cifra. Il secondo l'anno scorso era stato Ivan Perisic. Adesso siamo lontani, abbiamo Mauro che è vicino alla doppia cifra. Però
però gli altri, quelli che devono arrivarci, sono ancora un po' lontani, quindi si può pensare di crescere da questo punto di vista, non tanto nella varietà ma nella quantità dei gol individuali. Anche tornando all'Inter, secondo me ci sono dei problemi diversi, non solo quelli di numeri, di gol fatti, gol non fatti. Qua, se io devo confrontare queste squadre con la Juventus, vado su un discorso un po' diverso, su quello che è la mentalità e anche la serietà a volte di come vengono gestite a 360 gradi le situazioni che capitano durante l'anno, perché se la Juve perde una partita c'è uno scandalo, succede che si parla già di crisi. Da un'altra parte si parla di miracolo quando fanno 4 vittorie di fila, vengono sempre messi in discussione i giocatori, ci sono D'Ambrosio è 4-5 anni che gioca titolare o quasi ed è sempre in discussione, Perisic viene messo in discussione dopo aver fatto comunque un europeo di livello altissimo, i giocatori secondo me ci sono, è un qualcos'altro che viene a mancare, anche tutta la situazione di Cardi adesso, di Vandanara, è una situazione che probabilmente in un'altra società o comunque nella Juve o anche all'estero non succede, non la fanno succedere, non ci sono tutte queste dispersioni di energia. No, ma hai fatto un intervento che condivido, guarda il Napoli e Juve dove ci sono due società De Laurentiis, due proprietà che hanno una storia, continuano a costruirla e a lavorare. Adesso Inter e Milan sicuramente sono delle realtà che sono appena un pochino partite, insomma. Sicuramente quella mentalità che hai detto, quell'educazione, quelle situazioni che effettivamente alla Juve e nel rispetto delle regole, certi momenti critici dove devono essere superati, sono cose che sicuramente dovranno trovare una stabilità anche nel Milan e nell'Inter, perché effettivamente hanno bisogno di questa mentalità da grandi squadre. Infatti mi auguro che sono, per carità, Marotta dia un apporto importante adesso da questo punto di vista. Insomma. Sicuramente è importante anche l'arrivo di Marotta. Questo sarà fondamentale. Sì, insomma, sì. Si parla infatti da questo punto di vista, non ho citato Zapata a caso, perché si parla, no, di un Marotta che sta visionando Zapata, che sta provando a pensare a Zapata per l'Inter del futuro. Poi ci sono un sacco di attaccanti, c'è Lautaro Martinez, c'è Icardi, però Zapata non puoi in questo momento non metterlo non sotto la tenerlo in considerazione, assolutamente. Mister, non puoi, no? In chiave, ma per qualsiasi squadra, per la maturità che ha e che ha raggiunto, per come sta segnando, la continuità che ha trovato. Perché... Ma per, anche veramente per la disponibilità che c'ha al gioco, ormai i giocatori devono avere questa... come dire, mentalità. Un attaccante deve lavorare, deve proporsi, deve essere capace di essere di sostegno in tante situazioni del campo, e Zapata lo fa anche, a volte gioca come punta esterna, non esatto, come punta centrale, perché gioca lui e Ilic come due come punte esterne e con il Papu trequartista, per cui veramente è stato bravissimo a interpretare questo doppio ruolo da punta centrale e punta esterna, e lo fa veramente con grande costruzione. Nel frattempo, Alfredo, dobbiamo parlare anche dell'Inter, dobbiamo tornare sul Napoli, ma attenzione, sì, perché... Sì, devo dirti una cosa su Tonali. Vai. Cosa? Su Tonali? No, più tardi ti dico una cosa anche su Tonali. Sì, ti dico ha parlato una cosa anche su Tonali, quindi dimmela subito che sentiamo anche Tonali, vai, sì, vai. Allora, Tonali ha parlato giustamente del Milan e di Gattuso, che è stato un po' il suo esempio, no? Pur essendo un bambino prodigio, chiedo scusa per il termine bambino, e giustamente Tonali nell'ultimo periodo è stato accostato a diverse società, alla Juve, all'Inter, allo stesso Milan, però che in questo momento non può spendere. A me risulta che nelle ultime ore la società che ha provato a fare dei passi concreti, più concreti degli altri, sia stata la Roma. Ah. Allora ricordiamo una cosa, che la valutazione di Tonali è una valutazione che è salita nel corso degli ultimi 2-3 mesi, da una base di 15 la scorsa estate siamo arrivati a 23-24 di base più 3-4 di bonus. Questa è la valutazione di Cellino. C'è un passaggio secondo me importante, che la Roma ha ceduto oggi al Brescia un centrocampista, manco i dettagli, Andrea Marcucci della primavera del 99, al Brescia, ed è un passaggio che comunque testimonia i contatti e i rapporti in corso tra la Roma e il Brescia. Non è un'operazione completata, ma i progressi più consistenti fatti da un club italiano nelle ultime ore sono stati sicuramente quelli della Roma. Quelli della Roma?
Sì, diventa una formalità, anche perché insomma la formalità, tu sei meglio di me quando arrivano le firme, però la posizione molto più morbida di Wanda Nara negli ultimi giorni è la sintesi della volontà reciproca di arrivare a una soluzione che poi possa comportare l'ingaggio che giustamente, sottolineo io, giustamente Icardi chiede, che può essere di 8 milioni più bonus. Per il resto l'Inter... Ma va via anche la clausola? Ma io penso che sia un passaggio obbligato togliere la clausola nel momento in cui tu lo accontenti in base a quelle che sono le sue richieste. La clausola può essere sempre una tempesta che, quando soprattutto sono 110 milioni, con l'area che tira sulle valutazioni, 110 milioni equivalgono a 20 miliardi di una volta. Per le grandi società, quelle certo. 2, 3, 4 società che possono... Quindi togli la clausola, lo accontenti sull'ingaggio, poi l'Inter non ha da fare molto in questo periodo, aveva blindato l'operazione Gravillon con il Pescara 10 giorni fa, lo riporterà a casa perché è un 98 difensore centrale che sta facendo molto bene, poi decideranno cosa fare in futuro, sta seguendo situazioni a parametro zero, per esempio quella di Herrera, sono molto forti, che io sappia, da tempo su De Paul, visto che stavamo parlando di De Paul, che giustamente l'Udinese lo valuta tra i 30 e i 35 milioni, però al momento è una fase di monitoraggio. Se all'improvviso, e concludo, uscisse Miranda, si potrebbero prospettare delle cose per la difesa. Darmian, sono tre sessioni di mercato che aspetta di tornare, eccolo, in Italia. La Juve ci è andata molto vicina negli ultimi giorni. E Darmian, l'uomo del giorno, arriverà o non arriverà, Roberto? Ma io spero di sì. Da simpatizzante della squadra dove dovrebbe andare, spero vivamente di sì. Anche perché è un ottimo giocatore. Un valore aggiunto. Sì, è un ottimo giocatore e soprattutto ne ha bisogno tanto.